Sono partiti. Buono il break da parte di Babur che dall'esterno assume l'iniziativa, all'interno recupera Mister Sergio che dopo un avvio poco felice riesce a riprendersi la posizione interna e va a condurre dopo i primi 200 metri di gara nei confronti di Iocriticum che scavalca Babur. Lagat quarto ad intervallo pensiero debole nei confronti di Madad e Spirit Grey. Mister Sergio è in vantaggio anche a tre quarti della dirittura opposta nei confronti di Iocriticum che il suo cavaliere cerca di gestire nel migliore dei modi. Tirando un po' sull'esterno, i due sono a contatto all'inizio della piegata, a ridosso rimane Babur, all'interno Lagat, quindi Spirit Grey che risale graduatamente all'interno. Nei confronti di pensiero debole, Mister Sergio affronta l'addirittura in vantaggio, mantenendosi verso il centro della pista, a largo attacca Iocriticum dalla seconda linea, prova ad intervenire Babur e Lagat in corsia interna, quindi pensiero debole, Madad e Spirit Grey. Siamo ai 400 finali con Iocriticum in vantaggio, ha scavalcato Mister Sergio all'interno la rincorsa di Lagat, a largo Babur e pensiero debole. A 200 metri dal traguardo all'interno c'è l'attacco di Lagat ad Iocriticum che si mantiene in vantaggio, si unisce alla lotta a largo anche Madad, i tre sono molto vicini a 100 metri dal traguardo con Lagat all'interno che sta rimontando Iocriticum, Lagat alla corda, risale su Iocriticum, Lagat ha ragione di Iocriticum, quindi Madad. 2-4-7 l'arrivo di questa seconda corsa con la vittoria di Lagat Federico De Paola, di nuovo sugli scudi il castrone di 10 anni, ancora protagonista a Firenze, una bella interpretazione da parte del suo cavaliere che è risalito per corsie interne ed ha battuto nel finale Iocriticum, come rivediamo da replay riproposto dalla nostra regia anche sul circuito nazionale, con Lagat e Federico De Paola che nonostante il peso sensibile in sella riescono ad avere ragione di Iocriticum. Vince il 2 Lagat, al secondo il 4 Iocriticum, al terzo il numero 7 di Madad e la linea che torna allo studio.